Pronto? Buongiorno. Claudio. Buongiorno. Tu sei? Sono Gianni. Dimmi tutto Gianni, vai. Volevo fare uno scherzo a mio cugino, siccome un po' tempo fa ha morso il cammello, è andato al circo, ha mozzicato il cammello. Cioè? Al circo Monte Carlo, ha mozzicato il cammello alla mano. E poi quello del cammello chiamava, si chiamava Pedro, chiamava e diceva che il cammello c'era raffreddore. Ma non è possibile. E giuro, no, veramente. Scusi, un attimo soltanto. Tu ti chiami? Gianni. Gianni. C'hai un cugino, chi è questo? Gianluca. 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 Gianluca come? Sergio. Sergio. È stato morso da un cammello? Sì, perché lui ha messo pure l'avvocato, capito? Ma dove l'ha morso il cammello? Al circo Monte Carlo. Ah, al circo. Io vedo al circo Monte Carlo, ma che mi sta prendendo in giro? Dico, no. Al circo. E siccome gli ha chiesto i danni, poi questo qua, sto Pedro, lo chiamava e diceva che c'era raffreddore, se c'aveva pure lui, Mo siccome gli ha chiesto i danni, invece di che mo... Chiedo i soldi. Sta male. Ti sta male il cammello? E lui non è andato mai a trovarlo. Margherita si chiama il cammello. Ma tu sei più scemo da me o mi sbaglio, scusa? No, questo qua chiamava da me, lo sto Pedro, lo chiamava da me e diceva che il cammello stava... Allora, io sono l'avvocato De Santis, lo chiamo Gianluca. Quando è successa sta cosa? Quando è successo? 4-5 mesi fa. Come si chiama lui? Gianluca Sergio? Sergio Gianluca, sì. E il nome qual è? Gianluca? Gianluca, sì. Va bene, vado su, rimani in linea. Ok, grazie. Sì. Incredibile storia. Se è vero è da morire. Lo scherzo del cammello. Già mi fa ridere, poi non riesce a fare niente. Pronto? Buongiorno, per cortesia, il signor Sergio Gianluca. Non ci sta in questo Signor, lascio detto a lei, è lo studio De Santi, sarà per il problema del contenzioso. Se ci potevamo incontrare nel mio studio a Viale Mazzini per chiudere quel discorso del cammello. Ah, ho capito, non stavo riuscendo a capire ora il perché di questo. Va bene, guardi. Io lo lascio il mio numero, cosa sì, infatti, chiamare? Un secondino. Sì, come diceva Regina Celi. Secondino non si dice mai, il secondo già è piccolo. Se lo sa Gianni Nelson. Un secondo, mi dica. Il secondo va meglio, perché il secondino è troppo breve, è difficile. 35 35 48 48 0416 0416. Gli dice che possiamo fare così, lui porta diciamo 800 euro, chiudiamo con le spese senza stiamo a perdere tempo con le cause che non conviene a nessuno. Ci dà questi 800 euro e chiudiamo tutto il discorso del cammello, ha capito? Cioè non ho capito, noi vi dobbiamo pagare a voi? Le spese, no? Perché il cammello tra l'altro sta pure poco bene, per cui mi sembra proprio sciocco quando andava avanti a fare... Non ho capito, perché mio marito non ha fatto le spese pure. Perché spese ha avuto suo marito, scusi? Eh? Che se, un graffio sulla mano che è una spesa. Un graffio, i punti, il fatto che c'è rimasto... Facciamo i soliti italiani che con l'assicurazione si vogliono arricchire, signori. Io sto venendo in conto dicendo, ognuno si paga le spese sue, ci date queste 800 euro e chiudiamo lì, è un discorso... Anche perché è una cifra piccola e non facciamo... No, allora, guardi, io glielo dico a mio marito. Che lei c'era presente quando è successo il fatto? Sì, io ero presente, ci sta anche mio figlio. E chi va mettendo le mani dentro la bocca dei cammelli? Non è stato mio marito a mettere la mano alla bocca. No. No, assolutamente, è stato veramente che lui, il cammello ha attaccato a mio marito. Ha attaccato mio marito. L'ha mai visto in un film un cammello che attacca un uomo? Guarda, ci stavano anche tutte le persone che stavano con noi. Che testimoni ci sono? Ci stavano tutte le persone. Lei non può dire che non ci sta nessuno, anche perché noi abbiamo anche pagato un biglietto supplementare per entrare a vedere questo zoo, diciamo zoo, che poi... Ma poi aveva andato a vedere questo schifo. Ora è stato mio marito, ora le dico che è stato mio marito che è andato bene. Se era stato mio figlio che si sarebbe avvicinato a quel cammello... Si fosse. Eh? No, si fosse avvicinato. Vabbè, ora non mettiamo i puntini perché tanto no, perché ora se lei è ignorante che mette mani nella mano al cammello. Io non sono ignorante, non sa l'italiano, c'è un secondino, lasciamo perdere. Non sono ignorante che sulle mie cose possa essere anche che mi sbaglio su un verbo. Può capitare, però può che uno va a mettere le mani però io posso anche dire che mio figlio è stato fortunato e non si è avvicinato. E mio come tanti altri, perché se si fosse avvicinato un altro ragazzino. Ha preso.
ci stanno momenti che ci No, piace. forse l'ho fatta. Guardi, scusi, ma perché andate a vedere sto schifo di zoo, questi animali Ma chiusi se uno con mi quella dice ci puzza? sta un circo, io non è che so che in quel circo ci Porti il sta. bambino al circo, va a vedere lo spettacolo, andate a rompere scatole al cammello, Guardi, quello stava per fare i avvocato, suoi, magari pensava alla avvocato, cammella. guardi, noi abbiamo un altro avvocato e messo con questa cosa. Che quello ha detto, Risentiamo un l'avvocato, attimo. i colleghi dicevano adesso questi gli deviamo i soldi, questo è, magari per una stupidaggine, un graffietto, bastava un po' Non d'acqua è un ossigenata. graffietto, perché se lei vede ancora sulla mano di mio marito c'ha i segni di quel Ma che era un mostro. coccodrillo, ma che cammello Se conosco. vuole le faccio, se mi lascia l'indirizzo le faccio avere le Mi foto. mandi le foto allora, Ah, scusi. le mando Però le quanto foto, ci poi vuole fare vediamo con se questo 3 punti, fatto? il Scusi, allora, referto dell'ospedale, le vengo incontro. 5 punture di antirabbia, se l'ha fatti lei o l'ha fatti mio marito? Se c'è stato Io le lei mani in bocca ai cammelli non con ce le il metto perché mi fanno lavoro che schifo. sta. La bava del cammello a me mi dà fastidio, va bene? Io la bava del cammello non la sopporto. Neanche mio marito l'ha E sopportata. perché gli ha messo la mano vicino alla bava? Non l'ha messa vicino. Le sto dicendo che mio marito si era Ammazzo. leggermente avvicinato a un certo punto, ha visto che, cioè, la mano, io veramente non pensavo Se fosse la fosse mano, stata una perché tigre, gli ha suo marito ci fatto andava fare vicino alla certi giri tigre. alla mano, le ripeto, gli ha fatto fare certi giri alla mano, che se era un Ma ragazzino ci ha l'avrebbe accicato. scaraventato, l'avrebbe ammazzato. Le ripeto, è stato fortunato che c'è stato mio marito, che è alto, ha seguito i movimenti di come ha fatto il cammello, Sì, mo è altrimenti stato mio intelligente marito lui. o un altro ragazzino era morto. Sì, Ho ma la che mano, non no, ce l'avevo guardi, più, perché 2000 anni di storia, si è mai sentito che mica è un pitbull, dice cammello ammazza il bambino, non è mai successo. Solo suo marito si è fatto morto anche cammello. Se suo marito è un po' no, farlocco, veramente le dirò un'altra cambi bella marito, no che notizia. cambia cammello. Le dirò un'altra bella notizia, Sì. se non c'è avuto altro, o se c'è altre, se le copre le altre denunce. Nel frattempo che siamo andati all'ospedale, Sì. nell'ospedale. C'era la fila di gente con la mano fasciata dal No, cammello. c'era una persona ricoverata da 15 giorni che lo stesso cammello, e non mi dicano altre che non sta male perché No, questo si sta inventando mio adesso. marito ha saputo ci sta un'altra persona che era da 15 giorni, Il che cammello aveva killer. il braccio Sì. fasciato, cioè è stato ricoverato perché aveva strappato il muscolo del Ma braccio. questo mi dispiace. Signora, posso fare una domanda indiscreta? Mi può domandare tutto quello che Ma vuole, lei è ma io 800 euro non gliele do. Lei è meridionale. Io sono meridionale, ne Eccolo là. sono orgogliosa, No. però ecco, è Questo è un arrivato anche problema mio suo. marito, I però soldi no, io meridionali che sono 800 gli andati chi con euro a quelli l'assicurazione. del circo non gliele do, anzi, ripeto, io voglio risarcimento danni perché se era stato fortunato che è arrivato mio Quanto marito. chiederebbe lei che è meridionale di risarcimento? Ah, io non le chiedo il risarcimento, lo farò direttamente dall'avvocato. Ecco, volete fare i soldi? Volete Non speculare? voglio avere i soldi Il perché signor se Pedro io ho ricevuto delle vi dimissioni. vuole venire incontro con 800 euro, si chiudeva tutto, L'avvocato del spendete i circo, sì, soldi. dal circo, ci sta chiedendo Ma che 800 c'è lui? euro perché noi abbiamo fatto i danni a loro. Che c'è? È arrivato suo marito? Sì, è arrivato, l'ho detto io, è arrivato mio marito. Lupus in Un attimo ve fabula. lo passo. Sì. Pronto? Signor Sergio, mi scusi, io stavo perdendo tempo con sua moglie che è una donna meridionale, non capisce. Se Stavo lei dicendo. capisce, Stavo parla dicendo. col mio avvocato, Ecco. buongiorno. Pronto? Deve parlare con il mio avvocato. Ma che è pugliese lei? Fatti mia da dove sono. Ho capito, vabbè. Sto dicendo, incontriamoci nel mio De ufficio. deve parlare con il mio avvocato, Lei se può lo sta. fare i soldi col cammello, non è giusto. Non è giusto che poi l'assicurazione hanno le stelle. Incontriamoci, 800 euro, chiudiamo la partita. Ci date questi 800 euro e finisce Ah, qua. devo E dare 800 euro io a voi. chi l'ha messa la mano a bocca al cammello? Che ce l'ho messa io? A Chiamo me la l'avvocato. bava del cammello mi fa schifo. È carinissimo questo. Ne faccio 100 copie e distribuisco agli amici. No, richiamiamolo, dai. Gianni. Apri Gianni. Gianni, Sì, sei io. senti, intervieni tu questa, guarda, mi hai fatto un regalo. Ciao, sta. Vediamo se rispondono. Parlaci tu direttamente. Sì. Pronto? Pronto, Gianluca? Pronto? Gianluca? Hai Avevi attaccato. attaccato un'altra volta. Vabbè, chiamalo te, vai, ci Lo fermiamo qua. chiamo. Io mi sono divertito abbastanza. Ok, Ciao, buona giornata, ti faccio una ciao, copia, ciao. Gianluca.